Il team Nuova Florida strappa il pareggio al Tamburrini con due reti nel recupero contro un Monte Giorgio che si fa incredibilmente raggiungere dopo aver contenuto la formazione laziale senza troppi affanni per tutti i 90 minuti regolamentari. Decisivi da entrambe le parti i tanti errori che hanno caratterizzato una gara tutt'altro che spettacolare. Senza Albanesi fuori per un fastidio fisico, De Angelis propone in avanti Antichi punta centrale con Tenkorang e Cardoni sugli esterni, mentre il grosso deve fare i conti con diverse assenze nel suo 4-2-3-1. Dirige la gara Bellò di Castelfranco Veneto. Si inizia dopo il minuto di raccoglimento per ricordare l'ex giocatore, segretario e dirigente del Monte Giorgio Florindo Verrucci, scomparso in settimana, e la squadra di casa appare subito pimpante, passando in vantaggio al primo affondo. Al sesto, sul maldestro disimpegno della difesa ospite, Antichi si infila tra i due centrali e dalla lunetta angola bene il sinistro. Giordani ci arriva ma non riesce ad evitare che il pallone finisca in fondo alla rete per il vantaggio dei padroni di casa. La reazione del Nuova Florida è poco convinta e si concretizza nella deviazione al 12° di Cason che, appostato sul secondo palo sulla punizione alla destra di Capparella, non inquadra la porta. Il Monte Giorgio controlla senza affanni e, superata la metà del primo tempo, trova il raddoppio. È il 23° sul lancio dalla destra, Giordani sbaglia i tempi dell'uscita dai pali, bruciato a Tenkorang che gli soffia la palla per depositare nella porta guarnita il pallone che vale il 2-0. I tentativi del Nuova Florida di rientrare in partita sono sterili, con Forconesi chiamato in causa solo per qualche uscita in presa alta sugli innocui traversoni ospiti, e prima dell'intervallo sono ancora i ragazzi di De Angelis a farsi vivi in avanti al 46°, con una manovra elaborata con cross finale di Antichi per Tenkorang che tenta il tiro al volo ma manda sull'esterno della rete. Dopo l'intervallo Tenkorang resta negli spogliatoi per far spazio a Zancocchi e il Monte Giorgio resta attento limitando le minacce ospiti che si fanno vedere solo con la punizione telefonata di Capparella al 10°. Forconesi blocca senza problemi. Del Grosso prova a cambiare l'inerzia dell'incontro con le sostituzioni, De Angelis si affida a forze fresche per mantenere il vantaggio e non rischia nulla fino alla mezz'ora della ripresa, quando è ancora Capparella a provare a riaprire la gara ma il suo destro dei 20 metri non inquadra la porta. Il Monte Giorgio si abbassa concedendo tanto campo al Nuova Florida, che ora occupa stabilmente la metà campo dei padroni di casa e va vicino al 2-1 al 35°. Il neo entrato Zitelli da posizione defilata carica il destro ma la palla si stampa sulla traversa, poi la difesa allontana. Quando scocca il 90°, il risultato sembra ormai essere in cassaforte, ma sulla punizione non irresistibile alla lunga distanza di Sicurella è decisiva l'indecisione di Forconesi, che probabilmente battezza fuori la traiettoria della sfera che invece si va ad infilare nell'angolo alto per il 2-1. Due minuti più tardi si completa la rimonta ospite. Su un traversone lungo alla destra è ingenua la trattenuta in piena area ai danni di Cason. Bellò non ha esitazioni e comanda la massima punizione. Dagli 11 metri si presenta Capparella che lancia forte angolato, Forconesi intuisce ma non ci arriva e il Nuova Florida raggiunge il pari. Non resta tempo per altre occasioni perché poco dopo arriva il triplice fischio finale di Bellò per un pareggio che lascia insoddisfatti entrambi i due allenatori. Mister De Angelis, un pareggio che ha il sapore dell'occasione buttata al vento. Ma io penso che se oggi ci fosse stato l'ufficio in chiesa avrebbe pensato che questa squadra si fosse giocata un pareggio, perché i gol che abbiamo preso in 3 minuti, ragazzi, qualcosa che non si vede in un campo da calcio, probabilmente si vedono in altre situazioni. Conosco l'integrità morale dei ragazzi e probabilmente sono stati degli infortuni che ci stanno. Il problema è che quando c'è una squadra dei ragazzi combattono, ma l'80% dei ragazzi gioca per se stesso, non gioca per la finale della partita. C'è qualcuno che non capisce l'importanza di portare a casa 3 punti come oggi e pensava a fare la prestazione personale. Evidentemente il problema che pensavamo all'inizio, che bisogna immettere esperienza, è più grosso di quello che pensavamo. Loro praticamente senza fare quasi niente hanno fatto un tiro da 30 metri, il portiere nostro l'ha lasciata e il rigore, che la palla sarebbe andata in calcio d'angolo, praticamente non capisco. Sono errori da ragazzi che purtroppo in questi campionati non si possono pagare, quindi secondo me ci manca esperienza e l'esperienza non si acquisisce in campo, cioè ci vogliono anni per acquisire esperienza. E in effetti siamo una squadra giovane e paghiamo di queste incertezze, che dispiace, dovevamo portare a casa questa partita, la squadra esperta. Se fosse stato al contrario noi perdevamo 2-0, sicuramente loro con i giocatori, con la rosa, con i giocatori di esperienza che hanno, con tanti giocatori esperti che hanno, l'avrebbero portata a casa. Noi purtroppo siamo una squadra ragazzini e delle volte i ragazzini commettono questi incidenti. Mister Del Grosso, siete riusciti a strappare un punto insperato al 90°.
Beh, non direi insperata, nel senso che per noi sono due punti persi, perché i due gol che abbiamo subito sono stati due nostri errori, da due giocate nostre tranquille, mia tua, tua mia, è nato il secondo gol, il primo gol è un passaggio nostro fatto indietro male, logicamente ci sono anche gli avversari che ci hanno fatto gol, però da lì in poi non hanno più creato nulla. Mi dispiace per i ragazzi che abbiamo, sì, è vero, raggiunto al 92esimo il pareggio, ma doveva avvenire prima. Sono arrabbiato perché sono due punti persi. Giochiamo, però non possiamo regalare dei gol, ecco, specialmente fuori casa. Poi una squadra che comunque era ben messa, perché l'avevamo vista che se faceva gol si chiudeva bene dietro, e noi abbiamo cercato sempre di giocarla sin dal portiere e poi cercare la conclusione avanti, anche se oggi avevamo qualche assenza, però le assenze non sono dovute a scuse. Ci dispiace perché oggi veramente potevamo fare qualcosa in più, non ci siamo riusciti, l'abbiamo riagganciato, è vero, al 92esimo, ma sono arrabbiato con i miei, loro lo sanno, gliel'ho dimostrato anche nello spogliatoio, che così non possiamo, nel senso che regalare, partire 2-0 dopo 20 minuti per la squadra avversaria, addirittura 1-0 per la squadra avversaria, che non avevano creato, perché se avevano creato uno dice ok, dall'altra parte c'è una buona squadra che ti ha creato, ha messo in difficoltà, allora tanto di cappello, ma così no, così mi rode aver perso delle occasioni, ecco.